Eccoci con Ricky Massini, siamo al piazzo e stai per partire per un piccolo tour. Dove andrai e soprattutto con chi? Allora, ciao a tutti, ciao Federica. Ciao. Niente, questo ennesimo tour con Cray Bunker, mitico batterista di Jethro Tull, questa volta ci porterà a Mondovì, tra l'altro data sold out, siamo molto contenti per questo. Poi andremo domani a Torino, al Blue Musica, che è uno studio di registrazione a Torino abbastanza famoso perché si sono passati di tutti, quindi tipo dai Subsonica a Linea 77 eccetera eccetera, e faremo questo concerto Clinic Seminario dove Clive suonerà dei brani, il suo mitico solo, una specie di riproduzione di quello che ha fatto alla mitica Isola di Wight nel 69. Noi non eravamo neanche tra le stelle. No. È nata questa collaborazione 2 anni fa con Clive tramite il mitico Aldo Tagliaferro, che salutiamo, è il tour manager italiano di Ian Anderson. E appunto è nata giusto come diceva Clive, come 2 anni fa ha detto Clive, proviamo, vediamo cosa succede, giusto per annusarci, come dice lui. E poi da lì la cosa è andata avanti, quindi siamo molto soddisfatti, perché è una cosa duratura e finché funziona andremo avanti. Oltre a queste tre date italiane, quali sono i prossimi appuntamenti con Clive e te, ovviamente? Allora, innanzitutto sto per dimenticarmi, mamma mia, un attimo, cioè, mi avrebbe ucciso. Al basso c'è Beppe Amato Raines. Ciao Beppe, se no mi avrebbe ucciso stavolta. Suonerai la tua chitarra a Novellara con due ospiti importantissimi italiani. Sì, questa volta abbiamo 2 super ospiti. Già suonare con Clive Bunker è molto interessante, è molto divertente. E avevamo questi 2 super ospiti che sono il mitico Beppe Carletti e il bassista Massimo Vecchi dei Nomadi. I Nomadi. Dei Anche nomadi, perché a Novellara, fantastico. i Nomadi sono di Novellara, Certo. sono nati in Novellara, sia Carletti che il buonanimo Augusto Daolio arrivano da Novellara. Quindi abbiamo pensato di chiamarli e insomma sono rimasti contenti. E poi Omaggerete anche i nomadi o che cosa no, per il farete? momento no, perché è proprio è la prima volta, cioè non facciamo neanche le prove, ci incontriamo e loro fanno un'ospitata, quella che si dice una jam session, e faremo 3 o 4 brani, cioè facciamo il nostro concerto con Clive e poi arriveranno loro a fare questa super ospitata. E le prossime date, dunque, ci sono già dei concerti in calendario, quello sicuro è in Svizzera, a Bellinzona, sabato 2 aprile. Per sapere le novità che ti riguardano, dove possiamo cercare? Dunque, il mio sito è www.rickymassini.com, Ricky scritto Ricky, e poi ci sono su Facebook, Ricky Massini non è una pagina ma è il mio profilo, e poi su YouTube penso che basti cercare Ricky Massini e viene fuori tutto. Comunque sul sito c'è tutto. Grazie a Ricky Massini, Federica Pizzato di Arredi Biella.